baccaneggiare di voci, ciattio di piedi scalzi. Questi sono i suoni del porto di Porto Empedocle immaginato da Luigi Pirandello. Ma di quella visione cosa è rimasto? Beh, poi a quella si è unita la successiva, il clamore del porto durante le 24 ore, anche durante la notte, i mezzi meccanici, si sentiva in tutte le case il rumore della vita del porto. È rimasto ben poco, perché quella vitalità si è spenta via via e il porto è rimasto silenzioso, però è un porto, rimane con le sue braccia protese verso il mare, rimane un luogo di accoglienza e di lavoro. Io credo che sia rimasto soprattutto questo, sia rimasta una struttura che è giusto, che ritorni a essere vitale. Prima parlava di braccia protese verso il mare. Ecco, in una visione, diciamo, internazionale, non crede che Porto Empedocle debba riprendere una certa consapevolezza che ad oggi non ha? Ma certamente sì. Cioè la natura marittima di questo luogo, la sua storia, ma non solo, anche la sua vocazione, inevitabile vocazione per il posto in cui ci troviamo, credo che abbia uno spazio che va assolutamente ripreso, assecondato, rafforzato. Però ha una condizione, la condizione è che ci siano gli spazi economici e marittimi perché questo porto rinasca. Cioè bisogna studiare attentamente i traffici, vedere quello che passa qui davanti e immaginare che cosa possa utilmente fermarsi qui. Lei nella sua carriera ha conosciuto certamente tantissimi porti e allora mi chiedo, e le chiedo, Porto Empedocle su che cosa potrebbe puntare? Ma sicuramente il porto non può essere soltanto un luogo in cui le navi trovano ormeggio, non è un parcheggio il porto è appunto un elemento di vitalità. Quindi perché questa vitalità riprenda, come dicevo prima, uno studio attento sui traffici marittimi, nuovi traffici marittimi, e poi una visione che deve comprendere insieme ciò che il porto è per i residenti. Cioè per chi vive in questo paese e che deve sentire il proprio porto come un luogo in cui si esercitano le attività, le azioni e la vita. Intanto io abbatterei questa barriera di metallo che c'è fra il paese e il porto, perché non ha senso senza alcun, non ha nessun senso né di sicurezza né di argini di chissà cosa. Quindi importante questo luogo, questo bacino per chi ci vive e per chi invece lo deve utilizzare, una opportunità che può essere legata soprattutto ad attività turistiche, ma anche ad attività commerciali e possiamo immaginare anche un luogo di sosta di container, gli spazi qui non mancano, dove possano i container stessi trovare una sosta e poi ripartire con altre navi. Il turismo ha ovviamente un peso decisivo, a condizione però che si crei intorno al porto una realtà economica viva, che non è soltanto quella importantissima dei commercianti che qui stanno inventando storie, stanno inventando iniziative, ma una immagine di bacino turistico ampio, che sappia ricomprendere la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, la Casa di Pirandello, e tutto il ben di Dio che qui intorno c'è, che altrove sarebbe valorizzato sicuramente molto meglio di quanto noi purtroppo non riusciamo a fare. Questo soltanto il lato, diciamo, turistico, però ci sono anche altri due aspetti da sottolineare, da evidenziare. Uno è il pescato e l'altro è i collegamenti del porto con l'entroterra e la produzione dell'entroterra agrigentino. Sì, infatti sono cose che devono tutte marciare insieme e l'ipotesi di studio dovrebbe essere la prima a muoversi e non dovrebbe soltanto essere uno sforzo dell'amministrazione empedoclina, dovrebbe essere uno sforzo di insieme perché ovviamente una iniziativa del genere richiede dei capitali, richiede un investimento, richiede la necessità di crederci soprattutto. Richiede la capacità di superare la rassegnazione che ormai ha invaso come una palude
il mondo in cui ci circondiamo, nonostante, ripeto, iniziative economiche importanti che si muovono e hanno un peso notevole. Nonostante questo, è necessario superare lo scoglio di un mondo che non vede al di là della propria giornata, della propria settimana. Qua è un futuro in gioco, e col futuro c'è quello dei giovani, c'è quello delle generazioni che verranno. Beh, ma il porto di Porto Empedocle è pronto? No, non è pronto, e sul porto dovrebbero compiersi lavori anche di intensa portata, soprattutto quelli che riguardano il pescaggio, cioè la profondità dell'acqua per le navi grandi. Bisognerebbe quindi fare lavori di escavo, e questo richiede un impegno. È un impegno economico, però su una banchina si potrebbe cominciare a lavorare, si potrebbe puntare su una banchina molto operativa che potrebbe già aprire prospettive diverse. Lei è stato in prima linea nel Canale Sicilia per quanto riguarda gli sbarchi clandestini, ma è stato soprattutto, il suo ultimo incarico, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ma è stato fuori, quindi ha vissuto Porto Empedocle da fuori e l'ha tenuto sempre dentro. Ma adesso lei come lo vede, proiettato nel futuro, come lo vede Porto Empedocle e il porto? Beh, intanto io sono ritornato a Porto Empedocle, è segno che insomma è una scelta di vita, e quindi ravviso in Porto Empedocle comunque non solo un luogo dove uno si ferma, ma dove uno continua a muoversi. Porto Empedocle la vedo come una realtà che per le sue condizioni geografiche, storiche, ancora adesso può fare perno su queste sue risorse, sono tantissime, e può diventare un riferimento di una realtà di ricchezze e di risorse intorno che altrimenti senza il mare rischiano di restare soffocate. Il mare è qui, il porto è qui, e qui si possono immaginare dei moltiplicatori di economia, ma anche di idee, che possono dare ancora più senso e ancora più valorizzazione a quanto di buono ci circonda, dalla Valle dei Templi alla gastronomia. Siamo la naturale porta d'entrata e di uscita chiaramente dell'Europa verso il Mediterraneo. Siamo porta di entrata e di uscita. Io direi per Porto Empedocle quello che ho sempre detto per Lampedusa: questa non è la coda dell'Europa, questa è la punta dell'Europa. E l'Africa, con tutti i guai e le preoccupazioni che ci procura, è la sfida che noi dobbiamo vincere. Non è altrove, non è il centro Europa la sfida che noi dobbiamo raccogliere. La sfida e il futuro noi li abbiamo qui davanti, con tutte le preoccupazioni e le scommesse da affrontare. Porto Empedocle è nella condizione migliore, io credo, per capire questa propria condizione, che è insieme di forza e di debolezza, e rilanciare. E allora, per concludere, il sogno di Mauro Mortara è ancora vivo? È vivo, finché il mare è vivo, finché è viva l'intelligenza, finché è viva la voglia di sostenere percorsi che magari non saranno più quelli di una volta, quelli appunto cui si riferisce Pirandello, ma sicuramente sogni nuovi. C'è spazio per immaginare percorsi nuovi, guardarsi intorno, leggere attentamente e studiare quello che succede intorno a noi, e inventare, sicuramente l'inventiva non manca ai siciliani, inventare percorsi originali.